Andiamo a vedere, grazie alle immagini di Davide Cucco e al commento di Gianrico Semorile, questo perentorio 5-1 del Borgrappallo che ieri mattina ha sconfitto la Via dell'Acciaio. Passaggio a capitano Tigullino Toschi. Palla in profondità, esce dalla sua area di rigore, l'altro capitano abbatte, perde palla sul ritorno di Iannuzzi, il tentativo di assist verso Arata, insistono i locali, Botto, Botto in area di rigore, MNG di destro e gol! Borgrappallo in vantaggio. Attende il movimento dell'avversario, poi perde la battuta e il gol! Un Micheletta davvero encomiabile. Borgrappallo, Costantini, Iannuzzi. Iannuzzi, Iannuzzi, verso la porta, batto gol! 3-0. Terzo gol al 32esimo. L'apertura è lunga, invece perso Botto, Botto strattonato, messo a terra, l'azione insistita. E abbatte, spinge un po' via anche Renegillo, arriva a punto. Rodio, il destro, e gol! 4-0. Saltato Ventura, Costantini. Emergito di prima, verso Botto, si è fermato Vaccari, in area di rigore, Botto spostato, Botto, gol! 5-0. Sull'intervento di Botto in marcatura, quindi in area di rigore a Pallese, Fiorito, 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 Spagnoli, Fiorito a terra, e c'è il fischio arbitrale, calcio di rigore. Sì. Rincorsa di Fiorito, sinistro, gol! Accorcia le distanze, le vie dell'acciaio, esattamente. Abbiamo visto questo 5-1 del Borgrappallo. Allora, Presidente, comunque un buon campionato quello della squadra di Gianni Siri. Ma direi sì, bella squadra, giovane, li ringrazio perché sette dei loro sono venuti con noi quest'anno, quindi abbiamo un buon rapporto con il Borgo. Quest'anno abbiamo formato un gruppo appunto che era, diciamo, lo zoccolo duro del Borgo dell'anno scorso, che si sono salvati ai playout. Sono venuti con noi ragazzi splendidi, splendidi, veramente giocatori di calcio. Primi ad arrivare a campo, ultimi ad uscire. Un'altra generazione in confronto ai più giovincelli. Commento sul Borgrappallo. Ma la partita di ieri ero presente al Macera, l'ho vista, una prestazione, devo dire, bellissima della squadra di Siri, dei giovani Ermenegildo, Micheletta dei 92, comunque che secondo me per la prima categoria sono un lusso, nel senso che io parlo di questi due giovani, ma tutta la squadra secondo me, anche in previsione magari dell'anno prossimo, secondo me con qualche piccolo innesto mirato, se mantiene questa ossatura, può fare secondo me molto bene, ambire a qualcosa in più anche. Perché comunque ha ringiovanito molto, dei giovani veramente validi, un portiere Adesi molto affidabile, e secondo me è una squadra completa. Il prossimo turno la Val d'Aveto sarà impegnata in casa contro il Fulgor Pontedecimo, trasferta per il Moconesi che giocherà contro la Gogliatica, l'Avegna ospiterà il Sori, la Prorecco in trasferta contro la Via dell'Acciaio e il Borgo Rapallo sarà impegnato anch'essa in trasferta contro la Vecchia Audace. Detto del girone C, passiamo detto del girone C, andiamo al girone D, dove il Segesta purtroppo ha perso 1-0 contro il Mazzetta Candor, resta penultimo in classifica con 21 punti, anche se in coabitazione col Focemagra. I Sestieri hanno perso contro il Vecchio Levanto 3-1, Vecchio Levanto che è terzo in classifica, eccolo qua il tabellino ed ecco qua la classifica con in testa Canaletto con 57 punti, segue il Don Bosco Spezia 52, Vecchio Levanto 44, Focevara 35 punti, 33 punti Castelnovese e San Lazzaro Lunese, 30 punti Ricolle Rondini e Mazzetta Candor, 29 punti il Marola Acqua Santa, 27 punti Sestieri, prima squadra ticullina ad apparire appunto in questa classifica, girone ricordiamo Spezzino, 25 punti l'Arsenal La Spezia, 24 punti il Termo Rio Mario, 22 punti il Ceparana, 21 il Focemagra e il Segesta appunto. Ultimo con 15 punti la Bolanese. Sestieri che domenica prossima avranno un impegno proibitivo in trasferta contro il Don Bosco Spezia, Segesta che ospiterà il Termo Rio Maior. Detto anche della prima categoria, possiamo passare alla promozione dove si è giocata la. Ah, mi sono dimenticato, vedete, non sono perfetto assolutamente. C'è il video relativo ai Sestieri, ha fatto bene Cucco a ricordarmelo dal vetro della regia. C'è
Ci sono i tre gol del vecchio Lemato e il gol appunto del Sestiere, con qua le immagini che ci ha fornito gentilmente Emilio Garbarino. Le tre reti del vecchio Levanto portano la firma di Beretta, autore di una doppietta, e di De Lucchi, appunto, autore del 3-0. 3-0 nel primo tempo, eccolo qua l'esultanza del giocatore spezzino. Il gol dei Sestieri invece era stato messo a segno da Arbasetti. Eccolo qua il replay del gol e l'esultanza appunto del vecchio Levanto, che era tra le favorite appunto per vincere questo campionato. Poi qualche passo falso, anzi più di un passo falso, la relegata al terzo posto in classifica, distaccata di 13 punti dal Canaletto, che è in testa con 57 punti. Come detto, poi segue il Don Bosco Spezia con 52 e il vecchio Levanto a 44 punti. Sestieri che purtroppo con questa sconfitta non riescono ancora a staccarsi definitivamente dalla zona playout, mentre il Segesta è proprio inguaiata in fondo con il Foce Magra a Meglia con 21 punti. Si sperava che il ritorno in panchina di Paolo Zanardi potesse risollevare le sorti della squadra rossonera, squadra di Sesti Levante. Invece evidentemente neanche Paolo Zanardi riesce a sollevare questa squadra, che aveva iniziato molto bene. Ad un certo punto della stagione si trovava nella colonna cosiddetta di sinistra in posizioni nobilissime, poi c'è stato appunto questo lento declino, anche perché ci sono stati diversi infortunati. Ne parlavo qualche giorno fa incontrando il direttore sportivo del Segesta Foti, che mi diceva che evidentemente non solo pesava appunto l'assenza dell'allenatore, che ha dovuto assentarsi per problemi personali di salute, ma anche per diversi infortuni che hanno attanagliato appunto la rosa del Segesta. Abbiamo visto i gol dei Sestieri e del vecchio Levanto, che mi stavo dimenticando clamorosamente. Passiamo alla promozione, dove si è giocata la 25esima giornata, decima di ritorno. La notizia del giorno è il fatto che Casazza Ligure è la seconda forza del campionato. Ha vinto in trasferta al Broccadi contro la Samagritese, che continua ad avere questo mal di gol, non riesce a segnare la squadra di Marco Camisa. Casazza Ligure in un momento straordinario, ha vinto 1-0 grazie al gol di Ronconi, che è uno dei centrocampisti più interessanti finora visti in questo campionato. Casazza Ligure, che come detto è al secondo posto. Il Rappallo perde 2-0, la cura Natalino non dà i suoi frutti, Natalino Bottaro ovviamente. Rappallo che si lamenta di due gol annullati, però questo non giustifica comunque questo rallentamento del Rappallo, che come ormai è noto era stato costruito per vincere il campionato. E vittoria importante in trasferta contro il Santa Maria San Salvatore, che ha vinto 1-0 contro il Camogli, in una sorta di rivincita, diciamo così, dello scorso anno, quando le due squadre si davano battaglia per la conquista del primo posto in prima categoria, girone B. Allora vittoria appunto della squadra di Davide Cesaretti grazie a gol messo a segno da Dasso. Andiamo a leggere la classifica. Come detto, in testa Real Val di Vara con 50 punti, segue Casazza Ligure con 44 punti, a 43 punti la Samagritese, a 39 punti il Colli di Luni insieme al Taro Sormito, a 38 punti il Rapallo e il Magra Azzurri, 37 punti l'Orto Novo, a 35 punti il Molassana, a 33 punti Santa Maria San Salvatore, a 27 punti la Genovese, 25 punti Athletic Club e Borgorati, a 20 punti il Camogli, a 18 punti il Ligone, a 14 punti il Castelletto Solferino. Andiamo a vedere le immagini di Samagritese Casazza Ligure, che ci ha gentilmente concesso l'amico Agostino Alfonsi, e con i miei ospiti partirei con Gabriele Piegari prima, parlando comunque di questa Samagritese. Peccato, per diverse domeniche il fatto di non riuscire a segnare non rappresentava, diciamo così, un problema, perché comunque riusciva a mantenere fino a un certo punto la prima posizione, poi la seconda, ma adesso si è scesi addirittura alla terza. È un peccato. Io la Samargheritese l'ho vista al Macera nella partita con Rapallo e mi aveva fatto una buonissima impressione. Una squadra comunque che anche gli attaccanti adatti, diciamo, a far gol, nei rotti su tutti, comunque una bella squadra. E sì, mi sorprende un po', penso che comunque sono lì e sono ancora in posizione per comunque tenere la posizione
che gli consente di giocare i playoff. Sì, perdere lo scontro diretto col Casarza ieri sicuramente ha complicato un po' i piani, però penso che hanno le possibilità per riuscire a centrare l'obiettivo, ecco. E se sorprende la San Margheritese, sorprende in negativo anche Rappallo, presidente, purtroppo. Purtroppo sì. Spero che adesso riescano a fare quadrato dopo questa batosta e riuscire a togliersi da questa posizione, dove mi sembra che ci siano 4-5 squadre nel giro di due punti, dove sarà difficile. Spero non lo sia, però non è una posizione bellissima, soprattutto perché il campionato del Rappallo era iniziato maluccio, però poi si era ripreso bene, perché l'obiettivo era quello di salire. Te l'aspettavi l'esonero qualche settimana fa di Celestini, sinceramente? Assolutamente no. Credo a Rappallo in pochi se l'aspettassero. Te l'aspettavi tu? No. Io sono purtroppo sorpreso dal Rappallo. Cioè, io penso una cosa, io Rappallo ho visto quasi tutte le partite in casa. A Rappallo secondo me gli mancano i punti di inizio stagione. Nel senso, purtroppo un inizio di stagione un po' rallentatore, secondo me, in questa fase del campionato, dove dopo aver fatto 19 partite senza una sconfitta ci può anche stare perdere una o due partite e rallentare un attimino. Secondo me gli mancano proprio i punti di inizio stagione, perché adesso sono quelli appunto che fanno la differenza, purtroppo. Purtroppo per il Rappallo domenica c'è un osso duro, il Casarza Ligure, in casa appunto del Casarza Ligure. Io penso che quella sia un po' la sfida decisiva, nel senso, se il Rappallo crede di poter arrivare comunque ai playoff, è una partita da vincere. Certo che gioca contro una delle formazioni più in forma di questo campionato, il Casarza comunque è una delle squadre più in forma, l'ha dimostrato. Bella sorpresa, proprio una bella sorpresa. Bella sorpresa anche perché è una neopromossa. Sì. Tutti a parlare di San Margheritese e Rappallo, come se, con tutto il rispetto per il Casarza, come era giusto anche che sia, perché insomma sono due squadre che in promozione non ci dovrebbero stare. Beh, con i nomi che ci sono. Con i nomi che ci sono, ma proprio anche il nome di San Margheritese e Rappallo in promozione ci stanno male. Ed è anche un'affermazione di un allenatore giovane come figura, insomma, certo. Poi gli allenatori giovani fanno anche piacere. Assolutamente. Beh, noi ad esempio abbiamo un piccolo esempio, vabbè, io faccio sempre ma è giusto. L'esempio che ho in casa, però ad esempio il nostro allenatore fino all'anno scorso giocava, noi ci abbiamo creduto, come abbiamo fatto 4 anni fa con Massimiliano Zanasi, che poi adesso allena la Rapid. Ma una bella sorpresa anche quella, vedere dei giovani allenatori mettersi alla ribalta in questo modo. Abbiamo visto le immagini di Agostino Alfonsi, che ringraziamo molto come sempre. Prossimo turno, come detto, Casarza Ligure, Rappallo, San Margheritese Genovese, Santa Maria San Salvatore Borgoratti e Castelletto Solferino Camogli. Bene, finisce la prima parte di Punto Sport. Nella seconda parte parleremo di Lega Pro 2 con Virtus Entella, poi serie di eccellenze e poi diffusamente di Ruente. Sa fra poco.